È stato formalmente inaugurato l'hub vaccinale per il Covid-19 alla caserma Valfrè ad Alessandria. Si potrà entrare in auto dal lato Sellunga oppure a piedi da ciascuno dei due viali. I tamponi invece da oggi si faranno al Patria. All'inaugurazione erano presenti tutte le autorità del territorio e anche il governatore della regione Piemonte, Alberto Cirio. Noi vogliamo dimostrare che il Piemonte è efficiente, avevamo garantito l'impegno a raggiungere le 20.000 somministrazioni al giorno entro la fine di marzo e ieri erano 17.500 e stiamo veleggiando verso i 20.000 che raggiungeremo per mercoledì. Noi abbiamo bisogno che Roma ci dia meno fogli e più fiale. Meno fogli perché la burocrazia, che peraltro esiste solo in Italia su certe situazioni vaccinali, deve essere migliorata. E più fiale perché l'esercito è pronto. In questa realtà alessandrina oggi si fanno 2.000 vaccini al giorno, abbiamo messo in campo una struttura per farne fino a 4.000, ma dobbiamo avere i vaccini da poter inoculare. E AstraZeneca? AstraZeneca è un vaccino che funziona, era necessaria questa fermata di qualche giorno? Io credo di sì, nonostante a noi abbia creato 5 giorni di stop, per noi vuol dire 35.000 vaccini in meno di AstraZeneca che dobbiamo recuperare, stiamo recuperando in questi giorni. Però i vaccini non si fanno solo con le siringhe e con le braccia delle persone, si fanno con le fiducia. Non c'è fiducia, non ci sono vaccini. Quindi il fatto che l'autorità più importante a livello europeo, al cospetto non di un'azienda sanitaria ma di tutta Europa, abbia certificato che questo vaccino è sicuro e funziona, è la più grande iniezione di fiducia che serviva perché la campagna possa funzionare bene. Questo posto credo che sia stato allestito nel migliore dei modi, nel senso che da una parte Alessandria ha la fortuna di avere questo grande spazio che sostanzialmente è chiuso, ma si trova all'interno della città. Quindi è come dire aver creato un grande centro vaccinale nella piazza principale della città, senza però creare i problemi che avrebbe creato doverlo fare su una piazza che è frequentata dalle auto, dalle persone e così via. Quindi la base di fortuna è questa. E poi la base di lavoro, viceversa, che è stato un lavoro enorme sul piano, diciamo, strutturale degli asfalti, della creazione dei percorsi e poi sul piano di realizzazione di tutte le strutture necessarie, di tutti gli arredi, del portare l'energia elettrica, degli impianti. Quindi è stato anche oneroso, devo dire, anche molto oneroso per il comune, però è una scelta che si è fatta insieme agli altri in risposta ad una situazione emergenziale che, essendo tale, richiede anche interventi piuttosto massicci.